Da dove nasce l'idea del film L'arte della felicità? Luciano Stella, che è il produttore del film, organizza da 9 anni una manifestazione sul tema L'arte della felicità, che si tiene da 9 anni a Napoli oramai, e che una serie di incontri consiste in una serie di incontri con il pubblico da parte di eminenze di vario genere, nel senso di persone ritenute importanti all'interno di vari ambiti, che possono essere quello filosofico, religioso o addirittura scientifico, e sono dei generi di incontri molto aperti, in cui il pubblico, che prevede grande partecipazione da parte del pubblico. E il tema è appunto l'arte della felicità, e ogni anno poi vede un tema nello specifico, che può essere la paura, il desiderio e così via. E dopo 9 anni di manifestazione, Luciano ha avuto l'idea in qualche maniera di riversare tutti questi contenuti e tutte queste esperienze intorno a questa arte sapienziale della felicità all'interno di un prodotto di fiction. Inizialmente aveva pensato a un docu cartoon, e poi dopo si è deviato invece verso un'idea di cartoon, di un cartoon che però avesse un approccio anche visivo molto realistico, quindi perché trattando anche delle tematiche un po' adulte, magari era un modo anche per avvicinare il cartone animato stesso a un pubblico più adulto, cosa che in Italia è abbastanza inconsueta. Mi ha proposto questa cosa, mi ha proposto questo titolo, tra l'altro molto altisonante, e io, non senza qualche reticenza, piano piano ho cercato di fare mia questa sua idea, e alla fine ci siamo incontrati e scontrati sulla sceneggiatura del film che abbiamo scritto insieme. E da lì è cominciato questo percorso, poi divertito, devo dire appassionato, che ha visto sulla strada l'incontro di tanti altri talenti, tutti appartenenti al territorio di Napoli. Quindi anche la città di Napoli piano piano ha assunto un valore fondante all'interno della storia. E il contributo anche di musicisti, insomma di artisti di vario genere, di un po' tutta la scena musicale partenopea. E quindi, diciamo, è stato un prodotto molto collettivo questo, in cui questa partecipazione si è ha deviato più volte anche il percorso inizialmente stabilito del film. E quindi niente, è alla fine un cartone animato davvero appassionato, dove si respira anche il clima in cui è stato fatto il lavoro. Com'è essere regista di un film di animazione? Diciamo che presenta una serie di problematiche che sono le stesse del cinema dal vero. Ci sono dei ruoli che sono analoghi, nel senso che potrebbero andare a sostituzione quasi, se volete immaginarlo. Però le riprese, a differenza di un film girato dal vero, sono molto più lunghe, perché l'animazione è una tecnica molto laboriosa, molto faticosa, che richiede grande pazienza, e dove i fotogrammi vengono costruiti ad uno, e quindi in qualche maniera in questo presenta una differenza rispetto al cinema, perché ha una lunghissima navigazione e una lunghissima convivenza tra le persone, e quindi in qualche maniera il clima di rapporto tra le persone diventa davvero un aspetto poi fondamentale, cosa che c'è sicuramente anche nel cinema dal vero, ma che qui diventa un concetto esasperato. E per fortuna questo clima c'è stato, anzi questa è stata una delle cose che ci siamo imposti dall'inizio, cioè se questo film sa da fare deve essere un film in cui tutte le persone che lavorano si devono sentire contente, felici di averlo fatto, anche perché le premesse da cui partivamo da un punto di vista economico e anche di staff erano davvero scarse, e quindi abbiamo contato sul territorio, dedicando al territorio questo film e dedicandolo a tutte le persone che hanno partecipato. Ha già in cantiere qualche nuovo progetto per il futuro? Ci sono tanti progetti personali, però siamo sempre alla ricerca invece di progetti comuni, perché sono quelli che aprono delle strade anche di solidarietà e convivenza maggiore, quindi dei sogni collettivi diventano più intriganti rispetto invece a quelli che possono essere dei propositi di una sola persona. Siamo già al lavoro su una serie animata che prevede anche una coproduzione con Francia e Inghilterra, e siamo al lavoro anche su dei progetti invece che rimangono un poco più legati al territorio e al nostro background culturale. Cos'è per lei la felicità? Qualcosa che non ha niente a che fare con domanda e risposta.
Come ha collaborato alla realizzazione dell'Arte della Felicità? Da dove nasce questo progetto? Allora, quando lavoravo all'Istituto Luce, penso nel 2010, con Luciano Stella volevamo fare un documentario che testimoniasse la bellissima rassegna napoletana, l'Arte della Felicità, che appunto si tiene da 9 anni a Napoli. E dall'idea di documentario, che a poco ci sembrò sempre più noiosa per il pubblico, trasformò Luciano, grazie al suo amore per l'animazione, il documentario in documentario di animazione, cioè fatto con trasformando le fotografie in disegni animati. E dopodiché invece, quando Luciano Stella ha incontrato Alessandro Racche, che è disegnatore, animatore e regista, ha deciso di farne proprio, di avere questo respiro, questa testimonianza addosso, ma di partire per una sceneggiatura, un nuovo soggetto, una nuova storia. E quindi l'Arte della Felicità è diventato un background fondamentale, ma che è sotteso, non è più nella storia. La storia ha preso un'altra vita, un'altra forma, ed è una storia cinematografica, ed è un film, un cartone animato per adulti che racconta la vita di alcune persone. Giovani talenti e cinema, binomio vincente? Giovani talenti e cinema è un binomio stravincente. I ragazzi sono il futuro, hanno un talento prodigioso, sono tantissimi, hanno solo bisogno di spazio, hanno bisogno di trovare produttori, gente che creda in loro e che stia accanto a loro. E io penso che sia un interscambio fondamentale, perché una persona che ha esperienza può dare a loro l'esperienza, ma loro ti danno la capacità di vedere qualcosa che forse non vedi più. Penso che siano... cioè che questo sia il momento loro, cioè che per fortuna sta iniziando un periodo con nuovi registi.